Una versione invernale che, seppur ridotta ad un solo weekend, non ha avuto nulla da invidiare a quella estiva. Parliamo del Cortona Mix Festival, che ha inaugurato la prima Winter Edition dal 20 al 22 febbraio, in vista dell'ormai tradizionale ed attesissimo appuntamento dell'estate aretina, che quest'anno è in calendario dal 25 luglio al 2 agosto. Ospiti d'onore del weekend cortonese sono stati Roberto Vecchioni ed Enrico Ruggeri. Il primo ha presentato il suo ultimo libro, Il Mercante di Luce, ed ha offerto al pubblico del Teatro Signorelli una performance live di alcuni suoi grandi successi. Non credo di essere passatista, credo di essere nel giusto, dicendo che ci vuole pazienza, alternanza e comprensione degli altri. Anche se non capisci di che cultura sono, devi tentare di capire che cultura hanno. La speranza è comunque nel buon senso, nell'onestà, nel capirsi tra uomini, nel non essere così massimalisti nelle cose, nell'avere dei dubbi, nell'accettare l'altro. Insomma, non possiamo sempre pensare che gli esempi vengano dal passato. Io adoro gli esempi del passato, ma non so per tutti. A chiudere la tre giorni è stato Enrico Ruggeri in sostituzione di Gino Paoli, che ha annullato la sua presenza per motivi di salute. Accompagnato al basso e alle tastiere da Fabrizio Palermo, Ruggeri ha proposto alcuni fra i suoi brani più celebri, alternati alle pagine del suo giallo La brutta estate. Intanto è liberatorio, ti fa stare bene mentre lo scrivi e hai la consapevolezza che le persone che lo leggeranno saranno sole, quindi c'è un rapporto a uno, no? Perché mentre la musica l'ascolti assieme, la TV la guardi assieme, i libri li leggi da solo, quindi in qualche modo puoi anche andare un pochino più sull'intimo quando scrivi un libro. Hai i dubbi dell'amore, ogni stupido timore, è la prova che ti do.